Le caratteristiche fisiche della Francia. Alcuni stati hanno una forma così particolare che è davvero facile riconoscerli a colpo d'occhio. Il caso più famoso è proprio l'Italia, con la sua inconfondibile forma stivale. Ma anche la Francia non è da meno. Non a caso viene chiamata hexagon, cioè esagono. Ovviamente non è un esagono perfetto, ma passando in rassegna i confini del paese è davvero facile riconoscerlo. Ecco i sei lati del nostro esagono. A nord-est troviamo Belgio, Lussemburgo e Germania. A est, Germania, Svizzera e Italia. A sud, il Mar Mediterraneo. A sud-ovest, Spagna e Andorra. A ovest, l'Oceano Atlantico. A nord, il Canale della Manica e il Mare del Nord. Oltre all'esagono, appartengono alla Francia anche alcuni territori esterni all'Europa. Per esempio, hai mai visitato la Corsica? Si trova proprio a due passi dalla nostra Sardegna. Pensa che le separano solo 11 chilometri di mare. Per conoscere a fondo le caratteristiche fisiche della Francia, dovremo esaminare tre aspetti. 1. Le pianure e i rilievi. 2. L'idrografia. 3. Il clima. Partiamo parlando del punto 1. Le pianure e i rilievi. Se osserviamo la cartina fisica della Francia, possiamo dividere chiaramente il nostro esagono in due parti. Infatti, più della metà del territorio francese è pianeggiante. Tutto merito del basso piano francese, che si estende dai Pirenei a sud fino al confine con il Belgio a nord. Oltre al basso piano francese ci sono anche molte altre pianure più piccole, come il bacino di Aquitania, il bacino di Parigi, la pianura alsaziana e la valle del Rodano. L'altra metà dell'esagono è occupata dai sistemi montuosi. Molti si trovano lungo i confini. I Pirenei, che segnano il confine con la Spagna. L'estremità occidentale della catena delle Alpi. Proprio qui troviamo il Monte Bianco, la vetta alpina più alta. Il massiccio dei Vosgi, al confine con la Germania. Nella parte centro-meridionale della Francia troviamo invece l'antichissimo Massiccio Centrale. Punto 2. L'idrografia, cioè i fiumi, i laghi e le coste. Come puoi notare, la maggior parte dei fiumi francesi nasce proprio dal Massiccio Centrale e sfocia nell'Atlantico. La Loira è il maggior fiume del paese, ma non è certo l'unico. Altri importanti corsi d'acqua sono la Senna, la Garonna, il Rodano, che nasce in Svizzera, il Reno, che scorre nella regione nord-orientale e segna una parte del confine con la Germania. Inoltre le Alpi sono ricche di laghi, come il lago Lemano, che si trova al confine con la Svizzera. Non l'hai mai sentito nominare? Beh, forse lo conosci con il suo nome più comune, Lago di Ginevra. Anche l'uomo però ha fatto la sua parte. Ha completato l'opera della natura scavando canali artificiali davvero imponenti. Per esempio, il Canal du Midi e il Canal de Garonne, messi insieme, permettono di arrivare dall'Atlantico al Mediterraneo senza dover aggirare la Spagna. Per completare il quadro generale dell'idrografia della Francia, non ci resta che parlare delle coste. Considerando che la Francia si affaccia sia sull'Oceano Atlantico che sul Mediterraneo, le sue coste hanno caratteristiche molto diverse tra loro. La costa mediterranea è prevalentemente pianeggiante ed è occupata in gran parte dall'ampio delta del fiume Rodano. Le coste atlantiche, invece, sono per lo più basse e sabbiose. Fa eccezione la zona del Golfo di Saint-Malo, dove troviamo le falesie, vere e proprie pareti rocciose che scendono a picco sul mare. Un paradiso per gli appassionati di arrampicata. Per arrivare in cima ci vuole coraggio, ma il panorama dall'alto è davvero incredibile. Punto 3. Il clima.
Anche il clima varia molto da una zona all'altra della Francia. Le montagne più alte, come i Pirenei e le Alpi, sono caratterizzate da un clima alpino. La zona centrale ha un clima continentale, con un'elevata escursione termica. La corrente del Golfo, invece, rende più mite la regione nord-occidentale, che ha un clima atlantico. La costa meridionale, infine, ha un clima tipicamente mediterraneo. Naturalmente, anche gli ambienti naturali variano molto, dalla macchia mediterranea ai boschi di conifere, dalle latifoglie fino alle praterie e alla brughiera. Ce n'è davvero per tutti i gusti!